Ciao, bentornato sul mio canale e benvenuto a questo nuovo video. Ti ho chiamato Pilates dolce perché è una sequenza veramente molto soft che puoi fare sia la mattina quando ti svegli che in un momento in cui ti senti particolarmente stanco, che ha veramente degli allungamenti profondi e che va a lavorare un pochino sugli addominali. Quindi c'è sempre un lavoro di fortificazione del nostro centro. Pronti per partire? Comincia a sdraiarti a pancia in su, sei libero di mettere uno spessore sotto la testa se preferisci per supportare la tua cervicale. Tira il petto alla tua gamba destra, incrocia le mani sopra il ginocchio o dietro la coscia, allunga la tua gamba sinistra sul pavimento. Inspira qui ed espira, tira la gamba verso il petto. Cerca di tenere entrambe le gambe attive, anche la tua sinistra che è appoggiata sul pavimento. Cervicale allungata. Senti che mentre tiri il ginocchio verso il petto, tutta la colonna si schiaccia sul tuo tappetino. E ancora fuori l'aria, usa il respiro. Inspira, lascia andare leggermente, ancora fuori l'aria, tira. Ora comincia a ruotare il tuo ginocchio, mobilizzando bene il tuo femore all'interno dell'anca. Delicatamente lascia che il femore sia appoggiato alle tue braccia. E cambia direzione a questo cerchio. Tieni l'osso sacro bene appoggiato sul pavimento qui, la gamba sinistra sempre allungata in avanti. E poi fermati al centro. La mano sinistra aggancia il ginocchio destro e delicatamente accompagna il ginocchio in rotazione. Guarda esattamente dalla parte opposta rispetto alla quale sta andando il tuo ginocchio e ritorna al centro. Supporta con gli addominali questo movimento di rotazione, non lasciare che il tuo ginocchio cada verso il pavimento. È un movimento controllato e ancora fuori l'aria, rotazione di tutta la colonna vertebrale, dalla cervicale fino al bacino. Ritorna al centro, riporta i piedi entrambi in appoggio e tutto dall'altra parte, sinistra al petto, allunga in avanti la tua gamba destra, tieni gli addominali bene attivi in ed espira, tira il ginocchio verso di te. Se vuoi provare, puoi portare il ginocchio direttamente verso la spalla anziché sopra il tuo petto, quindi andare leggermente verso una rotazione e una diagonale verso la tua spalla. Tieni la gamba destra bene attiva, gli addominali attivi, premi attivamente la tua colonna sul materassino. E ancora fuori l'aria cervicale allungata. E posiziona le mani sul ginocchio, rotazioni di questo femore. Delicatamente, senza esagerare né nella velocità né nella range di questo movimento. Bene. E cambia direzione questo cerchio, sempre con controllo, sempre tenendo l'osso sacro ben in appoggio sul materasso. E poi posiziona la mano destra sul tuo ginocchio sinistro, la mano sinistra va ad appoggiarsi sul pavimento, inspira qui ed espira, accompagna in rotazione il tuo bacino. Testa gira dalla parte opposta, torna bene al centro e di nuovo ancora fuori l'aria, accompagna con controllo questo movimento di rotazione. Ritorna al centro, andiamo ancora una volta, fuori l'aria, svita bene dal bacino. La testa dalla parte opposta, ritorna al centro, questa volta richiama entrambe le gambe verso di te, tira le ginocchia anche qui, divarica e tirale verso le ginocchia, le tue spalle, inspira lascia andare leggermente ed espira tira le ginocchia direttamente alle spalle e ritorna anche qui, la sensazione è che la tua schiena sia bene incollata sul materasso. Ora andremo a fare half happy baby pose, quindi solamente la gamba destra, porta le mani sulla mano sull'esterno del piede e tira verso il basso, porta la pianta del piede parallela al soffitto, altra parte con la gamba sinistra, delicatamente tira quel ginocchio sinistro verso il basso, anche qui tieni la cervicale allungata, la schiena incollata sul pavimento. Proviamo ora con entrambi i piedi. Metti le mani all'esterno dei piedi e delicatamente tira verso l'esterno. Cerca di spingere bene l'osso sacro in appoggio sul materasso qui e se vuoi dondola un pochino destra a sinistra, giusto per amplificare la sensazione di allungo sulle tue anche.
e poi fermati di nuovo al centro. Sciogli la posizione delle tue gambe e tienili un secondo a tavolino. Apri bene le tue braccia in una V. Rifacciamo un pochino di torsione, anche qui estremamente controllata, fuori l'aria. Inspira, richiama le gambe verso il centro. Usa bene i tuoi addominali laterali, gli obliqui, per permettere di contenere il movimento. Le tue spalle rimangono, se possibile, appoggiate. Puoi muovere la testa sempre in opposizione rispetto al movimento delle tue gambe. Richiama al centro e avanti ancora, fuori l'aria mentre sei in rotazione. Inspira, ritorna. Puoi sempre pensare di percorrere qualche millimetro in più ogni volta che vai in rotazione, ma sempre con controllo. Le gambe sono sempre a tavolino e sono sempre unite tra di loro. E richiama bene al centro. E ancora una volta per lato, verso destra, con controllo. E richiama al centro. E verso sinistra. Ritorna al centro. E tira un secondo le ginocchia verso il petto. Anche qui dondola destra-sinistra qualche secondo. E poi riappoggia i piedi sul pavimento. Ora, micro retroversione del bacino. Solleviamo la gamba destra a tavolino. Ora, tira con le mani verso di te il ginocchio e allunga la gamba, attiva gli addominali, stendila. E di nuovo tirala delicatamente al petto e poi attiva i tuoi addominali per allungare la tua gamba in avanti. Inspira qui ed espira fuori l'aria, allunga fino alla punta del piede. Inspira, piega ed espira, allunga. E di nuovo inspira, piega il petto ed espira, allunga. Questa volta appoggia le mani lungo i tuoi fianchi, gamba a tavolino in. Ed essa allunga, fuori l'aria. Lavora per stabilizzare il tuo bacino, per tenerlo fermo anche quando la gamba si allunga. Senti il lavoro dei tuoi addominali che proteggono la tua zona lombare. Inspira tavolino ed espira, allunga bene in avanti. Inspira tavolino ed essa allunga. Tieni la gamba in allungo, respira qui. Stendi fino alla punta del piede. E poi piega il ginocchio e riappoggia il tuo piede destro. Prepariamoci per la gamba sinistra. Attiva gli addominali, solleva. Inspira, tira il ginocchio al petto ed espira, allunga. Lascia che le braccia si allunghino lungo i tuoi fianchi. Inspira, tira delicatamente il ginocchio ed esce fuori l'aria, allunga fino alla punta del piede. Inspira ed esce, allunga bene in avanti. Inspira delicatamente, tira il petto e fuori l'aria, allunga. Inspira, richiamala verso di te, allunga. Appoggia le mani. Ora tavolino, la gamba si muove da sola. Fuori l'aria, stendi in avanti. Inspira tavolino. Ancora fuori l'aria, allunga. Inspira, ritorna, controlla il bacino che sia stabile. E ritorna, avanti ancora, allunga con controllo. E ritorna, allunga, stendi bene quel ginocchio, tieni la gamba allungata, prenditi qualche respiro qui. Allunga fino alla punta del tuo piede, piega il ginocchio e riappoggia. Ora prepara sempre gli addominali, solleva una e l'altra gamba a tavolino. Toe tap, pensa di allontanare il tuo femore dal busto. Se il tuo piede non arriva a toccare il pavimento, non preoccuparti. L'importante è che la tua schiena rimanga piatta sul pavimento. Dai la priorità alla protezione della tua zona lombare e alla sensazione di avere gli addominali bene attivi. Inspira qui ed espira, porta in avanti una gamba, fuori l'aria. Inspira, ritorna, fuori l'aria sinistra. E ritorna. E ancora fuori l'aria, allontana il tuo femore e richiamalo verso di te. E ancora fuori l'aria sinistra. Inspira, torna. Se vuoi, prova a sollevare la tua testa, sostienila con le tue mani e rifai toe tap. Scendi, inspira, sali, fuori l'aria, due. Pensa di chiudere le coste al bacino, porta lo sguardo verso il bacino stesso, le mani ti danno supporto alla cervicale, ma il movimento di salita del busto è nei tuoi addominali. Pensa di portare le coste verso
le tue gambe. Vedi se riesci a sollevare qualche millimetro in più il tuo busto, resisti con la schiena bene incollata sul pavimento, inspira, torna al centro, appoggia la testa e richiama le gambe verso di te, tirale un secondo verso il petto, abbracciale di nuovo, cervicale bene allungata, rilassa la tua testa e comincia a salire. Ci mettiamo in quadrupedia, sistemiamo bene le mani sotto le spalle, le ginocchia in linea con le anche, la cervicale bene allungata, il bacino neutro. E ci prepariamo per cat stretch. Inspira qui ed espirando vai a fare tutta la curva, porta lo sguardo verso il bacino, inspira, fermati un secondo qui ed espira dal bacino, ritorna al neutro e riporta lo sguardo appena oltre le tue mani. In ed S, retroversione, attiva anche i tuoi glutei insieme agli addominali. In ed espira dal bacino, ritorna, apri bene il petto, scarica le spalle. In ed S, di nuovo retroversione, vai bene su. Inspira, tienilo. Ed S, dal bacino, ritorna, non crollare con la pancia e con gli addominali. In ed S, ombelico alla corona, chiudi le costa al bacino. In, tienilo. Ed espira dal bacino, ritorna bene in neutro. Allunga un secondo indietro in Child's Pose e da qui torna al neutro, shifta il tuo peso in avanti. Ora ombelico alla colonna, scendi indietro e siediti sui talloni e srotola in avanti, apri bene il petto, torna al neutro. E di nuovo siediti indietro verso i talloni, curva bene la tua colonna e poi mentre shifti il peso in avanti, apri il petto, torna al tuo neutro. E avanti ancora, curva, siediti se possibile sui tuoi talloni e ritorna, apri il petto, crea spazio tra le spalle e le orecchie. Ora da qui allunga la tua gamba destra indietro, punta il piede sul pavimento, inspira ed espira, solleva questa gamba. 1, inspira, riappoggia delicatamente la punta. 2, e ritorna, avanti sali. 3, e ritorna, ancora sali. 4, tieni le spalle bene lontane dalle orecchie, ancora sali, attiva bene il gluteo e cerca di tenere gli addominali attivi per non inarcare la tua schiena. Ancora sali e scendi, avanti sali, fermati e molleggia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fermati su con questa gamba, braccio sinistro, porta la mano sinistra verso la spalla destra e ritorna senza appoggiare. Ancora sali. 2, cerca di allungare bene quella gamba destra, di tenere i glutei, di tenere gli addominali, scarica le tue spalle, tieni le spalle bene allineate, premi bene su quella gamba sinistra che è appoggiata sul pavimento, tienilo qui per qualche secondo in più, riappoggia, piega la gamba e prenditi un attimo di riposo, sciogli i tuoi polsi se necessario e ci prepariamo per fare tutto con la gamba sinistra. Allunga indietro, stendi bene la gamba, inspira ed espira, sollevala cercando di portarla a livello della tua anca. 1, inspira, ritorna, ancora sali. 2, e ritorna, avanti sali. 3, e ritorna, ancora sali. 4, spazio tra le spalle e le orecchie, ancora avanti sali. 5, attiva bene quel gluteo sinistro e avanti ancora sali. 6, e ritorna, avanti ancora un paio di volte sali. 7, fermati su sul prossimo e piccoli molleggi con questa gamba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fermati su, mano destra verso spalla sinistra e ritorna senza appoggiare e ancora sali. 2, appoggia sempre delicatamente la mano quando torni. 3, tieni le spalle bene allineate, cervicale allungata, la gamba destra preme bene sul pavimento per sostenere il tuo equilibrio, sali, tienilo qualche secondo in più, resisti in questa posizione, piega il ginocchio sinistro e di nuovo allunga indietro in shell stretch. Rilassa un secondo, porta la fronte verso il materasso, separa le ginocchia e vedi se il tuo busto può scendere direttamente con lo sterno verso il materassino. Prenditi qualche attimo di riposo qui e poi srotola indietro.
Trova una posizione seduta comoda, può essere tranquillamente anche su una sedia se sul pavimento non è particolarmente comodo. Cominciamo a ruotare le spalle in avanti. Mobilizziamo bene. 1, 2, cerca di allungarti bene verso il soffitto, cerca di sentire il filo che ti tira dal centro della testa verso il soffitto. Le mani scivolano sulle tue ginocchia. Cambiamo direzione alle spalle e andiamo indietro, aprendo bene il petto e le clavicole, sempre con la sensazione di allungarci verso l'alto. Stringi il tuo corsetto addominale e senti l'appoggio sugli ischi, sulle ossa del tuo bacino. Allungati di nuovo verso l'alto. Ora apri le tue braccia, andiamo a ruotare verso destra e torniamo al centro, andiamo a sinistra. Cerca di allungarti verso l'alto mentre fai questa rotazione. Ancora verso destra e di nuovo verso sinistra. La prossima volta che ruoti verso destra, aggancia il tuo ginocchio con la mano sinistra e delicatamente tira verso l'alto e in rotazione. Torna al centro, cambia. Anche da questa parte aggancia il ginocchio e tira delicatamente. E ripetiamo ancora una volta per lato. Allungati verso l'alto mentre vai in rotazione. Torna, passa dal centro e di nuovo allunga bene verso l'alto mentre ruoti. Braccio destro sale verso la tua testa, flessione laterale, allunga, tieni gli ischi appoggiati, non sollevare l'ischio dal quale ti stai allontanando. Cambia braccio ogni volta, sinistra su, fletti la colonna, straccia bene quel lato sinistro del tuo busto fino all'anca, torna al centro e di nuovo braccio destro sale, fletti la colonna, torna verso l'alto e scendi e ancora sali. Braccio sinistro, fletti, torna su e scendi. Ora prepara le tue braccia in avanti a livello spalle, portale su, apri e ritorna in avanti. È un cerchio leggermente più corto del solito in cui cerchiamo di darci come riferimento la lunghezza e l'apertura delle nostre spalle. Sali, apri e richiamale davanti e ancora sali, apri. E ritorna in avanti, reverse, apri, sali e ritorna, altezza spalle, ancora apri, sali e ritorna, ancora apri, sali e scendi in avanti, ancora apri, sali, scendi, apri, sali e ora piega i gomiti con le mani che si guardano verso di te, inspira ed espira, apri. Cerca di tenere i gomiti a livello delle tue spalle, fuori l'aria, apri due. Cerca di tenere una connessione a livello addominale in modo da non inarcare la schiena mentre apri le tue braccia. Fuori l'aria, apri. Mantieni angoli di 90 gradi nelle tue braccia. E di nuovo apri. Inspira, richiama le braccia verso il davanti. E ancora apri. Chiudi e rilassa un secondo. Riporta le braccia verso l'alto, la mano sinistra aggancia il polso destro e straccia delicatamente di nuovo, con la sensazione di allungare bene anche il tuo braccio. Cambia, scendi un secondo con le braccia, cambia l'incrocio dei tuoi polsi, allunga anche dalla parte opposta. Apri le tue braccia, tira delicatamente il tuo braccio destro verso il petto con la spalla bene bassa. Strecciamo un pochino il deltoide qui, cambia lato, tira delicatamente verso di te, spalla il più possibile bassa, ritorna. E ora da qui allungati bene in avanti, scendi, mantieni bene questa posizione di allungo, fronte che va verso il pavimento. E srotola piano verso l'alto, cambia l'incrocio delle tue gambe se possibile e di nuovo vai ad allungare bene in avanti. Curva sopra le tue gambe, allunga. Tienilo ancora per qualche secondo qui e ritorna a sederti bene in allungo verso il soffitto.
Grazie mille per essere stato con me durante questo allenamento, spero che ti sia piaciuto. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e ricordati di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle prossime novità. A prestissimo, un grande bacio.